Vi ringrazio a tutti per la presenza e benvenuti alla seconda edizione del Grecanic Art Fest, il festival delle arti dell'area grecanica. Per attendere appunto questo inizio possiamo ascoltare Alessandro Santacaterina alla chitarra battente e poi partiamo con la conferenza. Grazie ad Alessandro Santacaterina. Allora, vi faccio brevemente una sintesi di questo evento che è arrivato appunto alla seconda edizione ed è stato scelto di essere ospitato nel comune di Staiti. Ringraziamo il sindaco, l'avvocato Giovanna Pellicanò, che ci ha dato la disponibilità addirittura per 3 giornate. Oggi appunto abbiamo la conferenza sul territorio e questa mostra fotografica, poi ci sarà la poesia di Lucisano e ancora un'altra esibizione musicale con Alessandro Santacaterina e al pianoforte Johnny Novecento. I vari ospiti, come vedete, sono molto articolati e sono ognuno un esperto, uno studioso del territorio, dell'arte, dell'architettura dell'area grecanica. E, diciamo che ognuno è qui per divulgare le valenze e le potenzialità del territorio grecanico e di tutto il versante ionico attraverso appunto questi eventi. E, un salotto culturale con ospiti illustri, talenti, studiosi, evolutori ed esperti dediti a sensibilizzare ed informare del grande patrimonio artistico di questo territorio. Appunto la chiesa di Santa Maria Tridetti è un simbolo che abbiamo voluto fortemente, diciamo,
scegliere come location perché è proprio un ambiente che ci racconta la storia del nostro territorio. E brevemente vi dico che i 3 giorni sono articolati anche al Borgo di Staiti. Domani ci saranno dei laboratori artistici a partire dalle 17, poi alle 19 ci sarà un salotto culturale con la presentazione di 3 libri di 3 scrittori noti e poi in serata la musica di Francesco Loccisano alla chitarra battente. L'ultima serata è un tour artistico nel Borgo dove appunto si articoleranno vari artisti tra poeti, musicisti, cantanti e poeti. E quindi abbiamo alcuni ospiti importanti tra cui il cantautore reggino Francesco Stilo Cagliostro e la cantantessa grecanica Francesca Prestia. Quindi vi invitiamo tutti a partecipare anche al Borgo. Passiamo direttamente alla conferenza e do subito la parola a uno dei maggiori esperti del territorio. Faccio una breve presentazione, anche se notissimo ormai di zona, ed è il professor Sebastiano Stranges, uno studioso storico del territorio, ex ispettore onorario del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, cofondatore insieme a Carmine Verducci dell'associazione Calabria Experience. Sono diversi i ritrovamenti fatti al professor Stranges, le sue segnalazioni sono servite a mappare il territorio di un periodo che va dal Neolitico all'età del bronzo, Paleolitico. Per questo varie gare di epoche e tradizioni. I dati di studio forniti sono serviti a grandi professori dell'archeologia per mappare il territorio della nostra zona ionica meridionale, legata a invasioni sia greche che bizantine che armene. Il professor Stranges domani, tra l'altro, intorno alle 17, si offrirà per fare una guida turistica storica del Borgo Antico, dei percorsi bizantini e del Museo dei Santi al Borgo di Staiti. Il suo tema, che adesso ci espone, è l'esplorazione del territorio dal punto di vista storico-archeologico, i popoli e le vicende che si sono succedute. Incognita, ecco. E le sorprese non sono mancate. Innanzitutto abbiamo potuto retrodatare la presenza umana in Calabria a 850.000 anni, l'abbiamo fatto a Palizzi. Poi in tutte queste colline abbiamo creato una mappa delle varie popolazioni che si sono susseguite. Innanzitutto il Neolitico, molto fiorente in tutta l'area, con una facies culturale detta di Stentinello, perché è stata trovata per la prima volta a Stentinello di Siracusa. Ma grazie ai nostri studi e quelli che poi sono seguiti, perché a seguito alle nostre segnalazioni, si è creato un corpus di 22 università e dopo 170 anni di lotta abbiamo messo insieme Cambridge e Oxford e si stanno interessando sulle nostre ricerche. Ed è uscito fuori un lavoro enorme, tanto che hanno chiesto al professor John Robb di Cambridge, responsabile di questo progetto, dice, che cos'è la Calabria della preistoria? Che rapporto c'è tra la Calabria e il resto del Mediterraneo? E il rapporto con la Mesopotamia. Il professor Robb ha detto, ma che cos'è la Mesopotamia? Qui ci vogliono 100 gruppi come il mio, per 100 anni ancora, per capire quello che c'è. Appunto una successione di culture, anche di culture uniche, straordinarie. E allora cominciamo col territorio di Staiti, abbiamo potuto mappare in tutto in giro del paese la presenza del Neolitico. Non abbiamo trovato però quella facies particolare detta di Stentinello, ma perché? Perché ormai il paese è tutto abitato, è tutto recintato, ma siamo sicuri, visto la qualità degli impasti delle ceramiche, che probabilmente ci sarà anche il Neolitico di Stentinello. Quindi se vogliamo dare una datazione al territorio di Staiti, l'abitato di Staiti circa 9.000 anni fa era abitato. Poi ci sono stati gli abbandoni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che più conta è che c'è stata una grande ripresa, una grande rinascita nel periodo greco. Non troviamo grandi città, ma troviamo tanti nuclei sparsi sul territorio. Troviamo probabilmente delle fattorie, perché qui siamo molto molto vicini al confine tra Locri e Reggio, che dal VI secolo avanti Cristo al 450 dopo Cristo. Quindi nelle retrovie c'era bisogno di
di approvvigionamenti. Ecco perché questa, abbiamo capito tutta questa serie di piccoli abitati del periodo greco, del VI secolo fino al IV secolo, perché abbiamo stabilito, e finalmente è scientifico, che il confine tra Locri e Reggio è la Fiumara di Palizzi, è quella famosa Alex. È stato presentato questo studio in Francia dalla dottoressa Costamagna, la quale ci ha seguiti, perché noi abbiamo fatto tutti questi lavori di ricerca sempre coadiuvati con tutto l'apparato del museale. Oggi il museo non è più la stessa cosa, hanno voluto cambiarlo, però non facciamo polemiche. Allora, cosa è avvenuto? Noi con Luigi Sacca abbiamo cercato su tutto il territorio le ceramiche di produzione calcidese, quelle di Reggio, e quelle ioniche e corinzie di produzione locrese, e abbiamo fatto un discrimine. Praticamente le ceramiche calcidesi si fermano a Bova. Da Bova in poi troviamo solo ed esclusivamente ceramiche prodotte a Locri. Quindi oramai è diventato è assodato che il confine è Palizzi. E qui siamo nelle retrovie, non meno importanti. E vi dico una novità, purtroppo io ho segnalato, ma il museo non è più la stessa cosa, di una presenza straordinaria poco sopra Staiti, di un palazzium. Il palazzium non è altro che la villa rustica, la villa di lavoro, dove abbiamo trovato almeno 4 forni, alti forni, per ricavare metallurgia. Perché noi abbiamo collegato tutto questo territorio alla metallurgia, a partire da Pietrapennata, dove abbiamo trovato la prima miniera a cielo aperto, e poi risalendo verso i piani di Staiti, località Marupreti, Acqua Arrugiata, Forgia, eccetera, eccetera, sono tutti toponimi che fanno ricordare qualcosa. Ma poi non dimentichiamo che ancora nel nostro territorio c'è anche Arzente, dove abbiamo trovato resti di fusione non di argento, ma altri resti di fusione metalliche, che non abbiamo fatto analizzare perché erano molto piccoli. Mentre abbiamo fatto analizzare quelle che abbiamo trovato sopra Staiti e quelle che abbiamo trovate a Pietrapennata, che sono poi vicinissime, e risultano tutti della stessa qualità. Ferro con moltissimo cianuro, per cui se non c'è un buon laboratorio non possono completare le analisi, perché c'è questa fuoriuscita di gas cianuri che possono uccidere l'operatore. E allora tutto questo ambiente è costellato di piccoli siti, a partire dal mondo greco, si amplia poi nel periodo romano. Ma la cosa più importante crediamo che sia tutta quest'area sopra Campolico, sull'alto piano di Campolico, che divide il territorio di Palizzi con quello di Staiti. È lì che abbiamo trovato la maggior parte di materiali. Da quest'altra parte invece cominciamo a trovare, verso Ferruzzano e Bruzzano, tutta una serie di abitati, e dove ci sono presenti, qui il professor Orlando Sculli ha fatto un grandissimo lavoro, di palmenti, perché dobbiamo ricordare che questo territorio in epoca romana, fino al periodo tardantico, era conosciuto anche come Notria, perché producevamo vino che mandavamo in tutto il mondo conosciuto. Sembra che una delle anfore prodotte proprio qui nel nostro territorio, una LK2 praticamente, si chiama così tecnicamente, sia stata trovata in Cina. Di sicuro è stata trovata a Venezia, quindi noi mandavamo il vino dappertutto. Abbiamo perso questa grande cultura di produttori di vino, che la Calabria era conosciuta come la terra del vino, Enotria. E poi, non ho molto tempo, devo correre, parliamo un po' di questa chiesa. Questa chiesa chi l'ha costruita, quando l'hanno costruita, non lo sappiamo. Di sicuro non lo sappiamo. Conosciamo gli stili, possiamo fare delle attribuzioni. Il primo documento che parla di questa chiesa è del 1060, dove Ruggero, il grande normanno, che si era portato qui una vasta popolazione comprendente la Norvegia, che poi uno di questi condottieri è diventato un re norvegese, i russi e altre popolazioni, e ungheresi addirittura. Ma qui già c'erano gli armeni, arrivati nel IX secolo. Abbiamo potuto accertare questo facendo una visita a Brancaleone Superiore nel 1990, dove ho trovato una grotta chiesa con pilastro centrale, l'albero della vita,
dove perfettamente orientato c'è un altare dove c'è una croce dapprima quadrata, cioè prima, croce bizantina, poi è stata resa astile in un secondo momento. Sormontata sopra la croce sono tre crocette e accanto alla croce, al piede della croce, c'è un pavone con ala alzata e ala ribassata. Il pavone non è altro che il Tavush, l'angelo Gabriele, che nella cultura sirio-armena accompagna sempre il sacro simbolo della croce, e il pavone si prostra, l'angelo Gabriele, si prostra davanti alla figura di Cristo, ma già anche l'albero della vita di quella chiesa, unico esempio oramai in tutto l'Occidente di grotta chiesa con albero della vita. E l'albero della vita non è altro che Gesù Cristo, con i piedi piantati per terra in quanto uomo, ma con le braccia alzate verso il cielo, perché ci indica anche la via. E poi c'è tutto un simbolismo, io vorrei portarvi in questa chiesa per farvi capire tutto, l'emozione che si prova. Già chi non la conosce entrando, e lui ne sa qualcosa, già prova un qualcosa. Perché la nostra Calabria era spirituale, non lo dimentichiamo. I padri della Chiesa potevano nascere in Egitto, in Siria, in Grecia, ma qui venivano a testimoniare perché questa è la terra dello Spirito Santo. E questa Chiesa nasce come simbolo dello Spirito Santo. Questa Chiesa hanno usato una strana tecnica. Se voi andate a misurare esattamente queste pareti non sono uguali, e non è un errore. Una delle due pareti è 19 cm più lunga, ma perché? Perché questo? Perché era tutta una tecnica partire a guadagnare un centimetro, per creare una certa dissimetria, perché entrando qua dentro si doveva creare un po' di confusione visiva. E poi c'era i motivi delle cupole che ti invitavano a guardare verso l'alto, quindi una spinta verso il cielo. C'è tutto un profondo significato teologico nella costruzione di queste chiese, nell'essenza della spiritualità bizantina. Poi gli armeni, cosa hanno lasciato gli armeni? Qui gli armeni hanno lasciato tanto, sono venuti a difenderci nel IX secolo, quando già gli arabi avevano preso la Sicilia, avevano preso Reggio, e stavano dirigendosi verso la costa, prendere Gerace, poi per arrivare fino a Taranto, quando l'imperatore armeno Nicefaro Foca, a capo di tutta la società bizantina, manda un contingente di soldati che vanno a formare due castelli. Allora premetto che la Fiumara di Bruzzano era un immenso fiordo che arrivava fino a Motticella, abbiamo i documenti di quello che diciamo, e davanti alla Fiumara c'erano tre isolotti addirittura, che è stato poi il terremoto del 1783 che ha decretato la fine di questo ambiente, in quanto il terremoto del 1783, chiamato la prova generale della fine del mondo, è durato un anno con movimenti tellurici che andavano dal 12° all'8° grado, questo in un continuo. Immaginate voi che cosa è successo in questa zona, miracolo che una chiesa così sia rimasta in piedi, ma veramente un miracolo. Miracolo che siano rimasti la popolazione viva, perché è caduto di tutto, è crollato di tutto, la terra si è aperta e ha inghiottito paesi interi. Immaginate voi cosa è avvenuto. Allora gli armeni sono arrivati, non sono riusciti nel loro intento perché gli arabi erano in tanti, però si sono sparsi nel territorio. Cosa hanno lasciato? Innanzitutto tanti cognomi, e tra questo Karisi, cognome tipico di Staiti, che è un cognome armeno, che designa il costruttore dei vasi binari, e quindi già il primo cognome. Poi abbiamo Margariti da Margaritian, Versace da Versac, Ghiriti, molto comune a Reggio, Trebisonda, poi Micone da Mecunian, eccetera, sono tanti, tanti. E dei vocaboli, addirittura abbiamo un vocabolo che mio padre aveva segnato e che ha sottoposto a vari linguisti, perché un po' casa mia era un po' l'ambiente dove tutti gli studiosi si appoggiavano. E quindi abbiamo avuto più di una volta il grande Gerald Rolfs e altri linguisti, e gli abbiamo sottoposto questa parola, Balakohu, e nella Spromonte addirittura diventa Barankohu, ma nessuno sapeva decifrare questo termine. Finalmente una nostra carissima amica, un dottore armeno, una dottoressa armena, però che conosce le lingue antiche e le lingue morte, ha detto: è facile. Balam, balaban, tamburellare, hohu, rumore di passi, di animali. E sapete cosa vuol dire? Sentiano balakohu, ho sentito un galoppo di animali. Abbiamo ancora il termine tarra, che designa o un uomo panciuto, o un recipiente, ancora per Casignana, un recipiente panciuto, anche questo qua.
Cioè, è rimasto tantissimo, ma tantissimo, tantissimo. I palmenti che anche Orlando Scurli ha studiato, molti di questi palmenti hanno le croci armene. Quindi noi siamo il risultato di tanti popoli. Premetto che dove ci muoviamo noi troviamo il toponimo Iudario, che è collegato sempre alla presenza di ebrei. Da un screening genetico sommario in quest'area, ma fatto un po' meglio nelle aree di lingua greca, è emerso che noi siamo una popolazione che non si è mai imparentata col Nord Africa, ma che abbiamo tante parentele col Nord Europa, con la Grecia, col Medio Oriente un po', però mai parenti con l'Africa. E siamo forse gli unici in Italia, in questa zona. E poi c'è una famiglia a Roccaforte del Greco. Vi faccio un paragone. I sardi rispetto all'Italia e alla Francia sono distanti geneticamente 300 volte. Questa famiglia di Roccaforte è distante da ogni altro patrimonio genetico nel mondo 1.300.000 volte. Alieni. Praticamente una popolazione pura calabrese che è rimasta immutata nel tempo. Perché noi siamo una popolazione estremamente antica, che ha origine addirittura nel Paleolitico. Ci sono state tante culture che purtroppo l'Unità d'Italia poi ha distrutto. Ci hanno distrutto le biblioteche, ci hanno distrutto la memoria. Noi dovremmo ricominciare da capo e l'archeologia è quella che può darci veramente una mano. Grazie. Grazie. Un attimino vedi cosa, questa non la conosce nessuno. È l'unica chiesa che abbiamo in Italia con un tetto a pagoda. È a Ferruzzano, è qui vicino. Si chiama Santa Maria degli Armeni, è stata datata 1200. Per me è ancora troppo poco. Voglio tornare in questa chiesa e cercare di capire che cos'è veramente, perché neanche questa si sa che cos'è veramente. Grazie. Grazie. Allora, un'altra ospite a questa conferenza per dare luce a ogni forma di arte, soprattutto l'arte del territorio, non dal punto di vista architettonico o paesaggistico, ma anche per quanto riguarda la moda. E diamo appunto la parola a Giusy Di Bartolo, che è una fashion designer. Ha avuto la passione per la moda sin da piccolissima, ha studiato all'Accademia della Moda. Proviene da Brancalone, dove ha deciso di rimanere per creare il suo laboratorio artigianale. Lei unisce la tradizione tramandata dalla bisnonna alla modernità, creando abiti innovativi ma senza tempo. Ama rendere uniche le sue clienti e oggi è una stilista di haute couture, considerata un'eccellente del Made in Italy. Ha partecipato a corsi di perfezionamento con il professor Eugenio Carbone, braccio destro delle famosissime sorelle Fontana. Ha vestito diverse attrici, è stata protagonista di shooting fotografici e ha partecipato ad eventi importanti come l'International Fashion Week ed è stata contattata recentemente da Alta Moda Roma. Ricevendo il consenso di molti, oggi ha una firma tutta sua, direttamente dal bozzetto alla realizzazione. Adesso ci parla nel suo breve intervento dell'arte della moda in terra di Calabria tra tradizione ed innovazione. Grazie, buonasera. Io appunto sono una fashion designer, sono di Brancaleone e ho studiato fuori, ho studiato a Cosenza, a Roma, poi sono voluta ritornare qui perché credo che togliere i talenti in generale dal paese, che sia la Calabria, che sia un paesino, ecco, come Staiti o come Brancaleone, sia un peccato. Certo, non siamo aiutatissimi, non so se questo termine si può dire, non siamo molto aiutati, ma diciamo, io sono molto vicina alla mia terra, quindi sono voluta ritornare qui. Per adesso ho uno studio stilistico, non ho proprio, diciamo, un atelier, ma spero di riuscire a farlo. Ho collaborato con diversi professionisti e ecco, penso che in Calabria si possa dire molto, perché comunque è una terra ricca, e, ecco, il professore prima di me ha detto delle cose straordinarie veramente, e mi è capitato di fare qualche collezione mini capsule sulla nostra terra, e siamo famosi per il peperoncino, per la tarantella, ma per tanto altro sicuramente, e mi ispiro ai grandi, non solo a Versace, a Valentino, sul quale ho fatto la tesi,
E ho, diciamo, un mio motto, Giuseppina di Bartolotto Couture, perché classe e bellezza si possono anche indossare. Ecco, credo che valorizzare il corpo di una persona sia importante, perché non a tutti sta bene tutto. Anche se c'è una taglia 42, non è detto che, ecco, questa taglia possa indossare proprio di tutto. Ogni linea può valorizzare il fisico di una persona, come anche di un uomo, dell'altezza. Ecco, ci sono dei canoni di bellezza nel mondo della moda. Io invece penso che tutte le donne possono sentirsi belle, sono belle e possono sicuramente valorizzare se stesse. Ogni età è appunto ogni donna. Che dire, la mia passione sicuramente mi è stata trasmessa nel sangue, perché la mia bisnonna cugiva per la principessa di Roccella, si chiamava Angela Galati, ha sempre cucito per la principessa fino a che è venuta in villeggiatura a Brancaleone, e di questo sono molto molto ovviamente orgogliosa. Ho voluto conseguire gli studi classici al Liceo Classico di Locri, poi ho continuato naturalmente con la mia passione, perché non sono riuscita a debellare questa forte passione che avevo, e oggi ho una mia firma, spero di, insomma, dare tanto alla mia terra. Grazie. Allora, prima di passare all'ospite successivo, sentiamo un intermezzo musicale al pianoforte di Johnny Novecento. La prossima relatrice è la dottoressa Leonora Aragona, una passione per l'informazione a 360 gradi, amante per i noir ben riusciti. E Leonora Aragona è una prezzatissima giornalista freelance e scrive tra gli altri per testate importanti quali Left e L'Inchiesta. Si è formata qui nella Locri e nella redazione del settimanale Riviera a Siderno, e poi è partita per Milano per accrescere le esperienze nel mondo dell'informazione e dell'inchiesta giornalistica. Da anni indaga il non finito calabrese e lo sviluppo del meridione, vincitrice del premio giornalistico Rotary Club. Le cause perse sono tra i temi che la affascinano di più, per questo continua a raccontare l'economia e la cultura calabrese. Oggi presenta una rassegna fotografica e giornalistica a cura di Antonino Maggio dal titolo Cemento Amato, il non finito calabrese, che è la mostra esposta sul muraglione esterno. E quindi diamo la parola ad Eleonora Aragona. Ecco qua, grazie. In realtà prima tu hai detto che tutti qui stasera siamo venuti per raccontare qualcosa che valorizzi questa terra e la sua cultura. Come sempre c'è qualcuno che alla fine si trova con l'ingrato compito di raccontare uno
stato delle cose che in realtà non valorizza, diciamo, l'arte e la cultura, ma deve porre comunque delle domande, deve sollevare dei dubbi, perché serve un appuntamento come questo, serve anche a capire che qualcosa comunque non va. E la mostra di Angelo Maggio racconta il non finito in Calabria, ma ovviamente il non finito non è un problema esclusivamente calabrese, non abbiamo questo primato per fortuna. Racconta quello che sono stati degli anni molto difficili per la Calabria, racconta come dagli anni 70 si sia creata una forte aspettativa, si siano creati delle false speranze in questo territorio, soprattutto nella zona della Locride, ma non solo. E da queste false speranze, da queste promesse di posti di lavoro, la promessa di un possibile futuro in Calabria, sono nate queste strutture, queste case molto spesso senza intonaco, senza le finestre, senza magari un piano e poi con il piano superiore finito, completato. C'è stato negli anni 70 il pacchetto Colombo, il famosissimo pacchetto Colombo, che doveva creare in Calabria 15.000 posti di lavoro e per cui sono stati stanziati 1.800 miliardi di vecchie lire. 15.000 posti di lavoro erano il futuro, era la possibilità per tantissimi ragazzi che sono andati via di poter restare, creare e abitare queste case che magari i genitori avevano costruito con tantissimo sacrificio, ma non c'è stata nessuna possibilità perché tutti gli interventi di questo pacchetto poi non sono stati, non sono andati in porto. La cosa più vicina a Staiti o comunque a questa zona è la liquichimica di Saline, un progetto per cui sono stati stanziati 300 miliardi di lire, doveva creare 1.000 posti di lavoro, ma che non ha prodotto nulla se non una serie di situazioni che poi non hanno portato a niente, come il quinto polo, il centro siderurgico, dovevano essere create delle altre strutture. Tutti investimenti che una volta completate queste opere industriali in realtà non sono mai partiti. Se avete visto le foto di Angelo entrando e sul muro qui di fronte, nel tempo è diventata una cosa banale con cui conviviamo. Ci sono queste strutture arrugginite, le foto di Angelo sono molto significative perché fanno capire quanto sia diventato normale per noi convivere con questo tipo di delusione anche per una terra che comunque ha costretto tantissimi ad andarsene. Mi raccontava Angelo che quando ha iniziato a fare questi scatti ha trovato nella zona dell'Alto Cosentino un cinema non finito. Cioè, un cinema non finito non è una casa, non è un qualcosa che uno magari ha iniziato un progetto perché magari poi ha finito i soldi, voleva fare una casa più grande delle proprie possibilità. Un cinema vuol dire voler portare cultura, vuol dire avere un sogno più grande ma per tutto il proprio territorio. Quel cinema poi, il signore che aveva iniziato questo progetto non l'ha mai terminato perché è morto e i figli non abitano in Calabria, hanno trovato tutti lavoro fuori, non sono mai tornati. E questo cinema lì nel mezzo di un paese in cui adesso abitano la metà delle persone rispetto agli anni 80 è il simbolo emblematico di come non siano mai state date le risposte che ci aspettavamo, come si sia portato il territorio piano piano a non credere più che ci siano delle possibilità. Ovviamente il non finito ha tantissimi
risvolti diversi. C'è la casa non finita perché si aspetta che il figlio magari venga in vacanza, si sposi e quindi si lascia il tetto con i tondini a vista perché magari poi si alza un altro piano. C'è anche, si è venuta a creare anche una situazione per cui si preferisce comprarsi magari altre cose e non si dà importanza alla bellezza esteriore della propria abitazione. Sono tutti problemi comunque legati a questo disincanto, a questa mancanza di legame che poi si è venuto a creare col proprio territorio, col proprio paese, perché non lo si vive più come qualcosa di proprio, come qualcosa di comune, come qualcosa di... per cui c'è bisogno di impegnarsi, ma ognuno ha iniziato un po' più a guardare soltanto la propria realtà, il proprio giardino, diciamo. Purtroppo le foto non si possono vedere, quindi dovrete guardarvi la mostra. Vi girate un po' il muraglione esterno e potete apprezzare, diciamo, questi scatti e il significato che appunto portano, okay, in questo tema. Grazie a tutti. Grazie. Alessandro, vieni. No, Alessandro, suona. Lo facciamo dopo il video. No, quella del video, quella la facciamo dopo. E non c'è ancora risposta. Dopo. Ah, okay. Quello dopo. Dopo. Ma se avete bisogno di un computer, ce l'ho io. Se avete un computer, ce l'ho qua. Beh, in caso ne abbiamo una. In caso ne abbiamo una. Se mi accendete qualcuno... Thank you.
Grazie Alessandro. Allora, nell'attesa del prossimo relatore, che è il professor Pino Barreca, allora faccio una breve presentazione. Allora, Pino Barreca è un esperto di arte scultoria, è diplomato in arte applicata all'Istituto Statale d'Arte Frangipani di Reggio Calabria. A seconda della sua inclinazione, iscrivendosi all'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, nel corso di scultura, dove studia ed apprende le più svariate soluzioni stilistiche e tecniche sotto la guida del maestro Giuseppe Niglia. Salda la sua ricerca alle radici della figurazione, guardando con attenzione alle opere di grandi maestri. Dal 2004 ha conseguito negli istituti d'arte, ha insegnato negli istituti d'arte e licei artistici di Brescia, Messina, Roma e Reggio Calabria. Attualmente docente della cattedra di discipline plastiche e scultoree e scenoplastiche dell'Istituto di Istruzione Superiore Oliveti Panetta di Locri. Diverse le sue opere scultoree che si trovano in collezioni pubbliche e private in Italia e all'estero. È evidente la ricerca del legame con l'arte scultorea di ispirazione magno-greca. Oggi ci parla nella sua relazione ed è il mito di Demetra e Persefone nella Calabria greca. Intanto voglio ringraziare il direttore artistico del Festival delle Arti Grecaniche per avermi voluto e invitato qui. Questa sera io vi parlerò e condividerò con voi più che altro non tanto il mito di Demetra e di Persefone, ma il culto di Demetra e di Persefone nella Calabria greca. Il culto delle due dee che mi sono servite nel più recente passato e sono state fonte di ispirazione per la realizzazione di un bozzetto scultoreo che è destinato a partecipare a un concorso indetto in uno dei borghi che credo sia uno dei più belli e suggestivi dell'area grecanica, sto parlando di Gallicianò. Un borgo che è estremamente bello e carico di significati e di tante testimonianze della presenza dei greci in Calabria. Diventa quasi un modello divulgativo della, consentitemi il termine, della grecità calabrese. Per partecipare a questo concorso mi sono, diciamo, documentato in qualche modo per cercare di sviluppare non tanto il mito di Demetra e Persefone nell'accezione del mito stesso, ma quello di rappresentare proprio il mito tradotto nella cultura calabra. Leggete sotto il titolo di questa slide, Core 3.0. Core è il nome da fanciulla di Persefone, il 3.0 sta a significare quella rivisitazione contemporanea, moderna, dello stesso mito. Tutti voi probabilmente conoscerete la leggenda mitologica, io cercherò di in qualche modo di riassumerla molto brevemente per non essere troppo lungo nell'intervento. Una storia che tratta principalmente di tre personaggi, Demetra, Persefone e Ade. Demetra, dea del grano e dell'agricoltura, Persefone, figlia di Demetra, e Ade, il dio degli inferi, il re del regno dei morti. La storia ci racconta del ratto di Persefone e della disperazione di Demetra, che la leggenda narra trascorse 9 giorni e 9 notti in cerca per tutto il mondo della figlia, non trovandola. La sua ira si manifestò con un inverno lunghissimo, con una carestia quasi interminabile. A questo punto i mortali e gli stessi dei chiesero a Zeus di intervenire e mediare su questa situazione. Zeus inviò Hermes, il messaggero degli dei, da Ade, che non si rifiutò di accettare questo invito da parte di Zeus, ma prima ancora di rimandare Persefone dalla madre, le offrì
della frutta, nel caso specifico dei chicchi di melograno. Persefone li mangiò, ignara del fatto che assumendo questa frutta sarebbe stata legata per sempre, in eterno, a trascorrere gran parte dell'anno negli inferi, nel regno dei morti. Nel momento in cui Hermes riportò Persefone alla madre, da Demetra, Demetra dalla gioia e dalla commozione fece rifiorire la natura, fu un tripudio della rinascita della natura e il ripartire del ciclo della vita e delle stagioni. Insomma, una storia che non è prettamente calabra, ma abbiamo delle testimonianze che nell'area di una subcolonia della Locri Epizeferi, l'attuale Vibo Valentia, sia stato, diciamo, ambientato questo fatto. Altre versioni ci dicono che questo fatto sia stato ambientato nella Sicilia orientale. No, giusto, professore? Calabrese, perfetto. Perfetto. In Calabria, soprattutto nella fascia ionica, abbiamo molte testimonianze di questo culto. Riusciamo ad andare avanti? No. Vabbè. In Calabria abbiamo diverse testimonianze che ci indicano che le due dee, Demetra e Persefone, abbiano avuto un ruolo importantissimo non solo da quando i greci hanno colonizzato, diciamo, la Calabria, ma addirittura si pensa che questo culto sia un culto antecedente a questo e molto diffuso nel Mediterraneo, con la venerazione della madre della terra, della dea madre. Ma nonostante questo ci sono stati dei rinvenimenti soprattutto a Locri, nella zona di Locri Epizefiri, l'attuale Locri, di molte formelle votive a Persefone, due in particolare che sono quasi intatte nel ritrovamento, raccontano e ci narrano di questa Persefone seduta accanto ad Ade, e un'altra ancora ci racconta di alcuni momenti di vita quotidiana della stessa Persefone, testimonianza del fatto che comunque oltre al mito, come dicevo prima, c'era un vero e proprio culto. Oltre a queste dobbiamo forzatamente ricordare la scultura in marmo della Persefone, che ahimè non abbiamo più tra noi, ossia qui in Terra Calabra, esposta al museo di Berlino. Una storia un po' perversa e misteriosa sul trafugamento della stessa statua ci porta a comunque accertare il fatto che comunque fosse una scultura dell'area locrese. Oltre a questo, come dicevo prima, la subcolonia di Locri Epizeferi, la Hipponium, l'attuale Vibo Valentia, ha restituito con dei resti di un antico tempio uno dei tempi forse più grandi dedicati alla dea Persefone e successivamente anche alla dea Demetra. Oltre a questo, nella stessa area sono stati rinvenute moltissime teste votive di piccole dimensioni che raffiguravano le dee stesse. Questo è un po' quello che ci racconta l'archeologia, la storia dell'arte e che testimonia questo culto calabro. Oltre a questo mi sono incuriosito nel percorso che mi ha portato poi alla realizzazione del bozzetto, spero che si sblocchi così ve lo faccio vedere questo bozzetto. Ho diciamo, in qualche modo letto e non dico studiato, ma mi sono incuriosito di una manifestazione contemporanea che richiama fortemente a questo culto. Entrando qui, prima di accomodarmi, ho visto che c'è una foto che raffigura perfettamente e molto molto significativa sulla processione delle Persefoni, che è una delle manifestazioni odierne che... Pino, scusa se ti interrompo, se provi a chiuderla e ad aprire direttamente l'immagine... Riproviamo. Che ti interessa, così magari riusciamo a farla vedere? No, proprio gira, ma non... Non c'è modo, guarda sotto... Vediamo se riparte da qua. Ecco, magari ti apri direttamente quella del bozzetto, così la facciamo vedere. È
Intanto vediamo questa e non apriamo per non bloccare. La processione delle Persefoni, vi parlavo di una manifestazione che in qualche modo non solo rende omaggio alle due dee, ma racchiude una sorta di misticità, di un mistero, che è quello del sacro e del profano, del paganesimo e del cristianesimo. Esatto, e io non sono così forbito nel però ringrazio l'intervento del professore Stranges, simpaticamente ovviamente. La processione delle Persefoni che racchiude, come dicevo, una serie di situazioni che sono molto affascinanti e che mi hanno affascinato nel realizzare questa opera. Qui abbiamo altre due immagini di questa processione. Nello specifico la processione si tiene nella Domenica delle Palme e quindi è una giornata molto molto significativa per il cristianesimo, per la religione cattolica, e accostandosi a questo queste donne, perché poi sono delle donne, intrecciate con delle palme e agghindate con dei fiori e dei nastri colorati, raffigurano questa rinascita della vita, questa rinascita e il ripristino del ciclo delle stagioni. Ecco, è stato più o meno questo quello che è il mio percorso, che è stato indirizzato specificatamente sul mito delle due dee e sul culto di Demeter e di Persefone per la realizzazione di quest'opera. Qui potete vedere un'immagine, uno scorcio della stessa opera. Opera che in questo momento, bozzetto, ribadisco, si trova a Gallicenò, all'Associazione Centro Studi Grecofono dello stesso paese, che come dicevo prima ha indetto un concorso che secondo me è uno dei modelli per poter riavvicinare e raccontare in modo alternativo, non sempre con il codice linguistico che è quello tradizionale, quello classico, il nostro diciamo passato, le nostre radici. L'arte credo che nel tempo abbia in qualche modo salvato l'uomo attraverso i reperti che noi continuiamo a ritrovare e che ci raccontano un po' del nostro passato e che ci raccontano da dove veniamo, chi siamo. E oggi c'è bisogno, soprattutto nei borghi come questo, di intervenire per poter dare un'alternativa, una lettura alternativa alla storia dei nostri borghi. È per questo che lodo l'iniziativa di questa associazione e vi anticipo che nei primi mesi del 2019 sarà realizzata questa scultura che sarà collocata a Piazza Platone, proprio al centro del borgo di Gallicenò. Cosa ho fatto per raccontare quello che vi ho detto prima? Ho scelto di realizzare due elementi. Una Persefone intrecciata, con i capelli intrecciati, che fluttua tra il regno dei vivi e il regno dei morti. E due melograni, uno chiuso e uno aperto, il frutto dell'inganno. In buona sostanza ho voluto riassumere quello che poi per me è il senso che possiamo trarne da il mio senso, la conclusione che ho tratto da questo. Questa è l'opera nel suo insieme e vi vorrei leggere testualmente quello che vuole rappresentare. L'opera vuole rappresentare la ciclicità degli eventi scanditi dal tempo e condizionati dai gesti e delle scelte dell'uomo. Una metafora dell'essenza e della condizione umana che è imprescindibilmente soggetta al ciclo della vita. Vi ringrazio dell'ascolto. Grazie. Buona continuazione. Grazie Pino Barreca. Allora adesso la di Johnny Novecento.
Grazie Johnny. Allora, nell'attesa che caricate l'altro slide, presento un'altra relatrice che è ormai un ospite d'eccezione, perché è una stretta collaboratrice del Grecanic Art Fest, e della giornalista Francesca Leide Martino, giornalista e presentatrice di Radio Studio 95 Melito TV, che è un nostro partner appunto del Grecanic Art Fest, e adesso vi parla in modo particolare di un famosissimo e utilissimo programma territoriale, perché fa conoscere le tradizioni del territorio, l'arte del territorio, che è non solo borghi. Quindi la parola a Francesca. Grazie Domenico Spanò, grazie a tutti i presenti. Questa sera vorrei parlarvi di un progetto televisivo che abbiamo lavorato da me, da Francesca Martino, insieme alla nostra televisione Melito TV, e qui presente anche il nostro direttore Bruno Taverna, che sta riprendendo tutto l'evento. Il programma si chiama Non solo borghi, si tratta di un lavoro certosino, ecco, di studio, di concetto, un lavoro che è iniziato parecchi anni fa e con l'obiettivo fondamentale di far parlare le persone. Quindi siamo partiti insieme anche a Dario Amodeo, che è il regista che ha ripreso le bellezze del nostro territorio. Siamo stati a Pentedattilo, Montebello, San Lorenzo, subito dopo Gallicenò, in cui è stata prevista anche un trekking con il gruppo archeologico della Mendolea. Dopodiché siamo stati anche a Bova, a Rogudi, a Corio di Rogudi, e quello che principalmente ha colpito è l'accoglienza. Si parla molto spesso della filoxenia, che è prettamente una caratteristica di noi grecanici, ecco, quella voglia di accogliere l'altro, di farlo parlare e soprattutto di mettere in luce quelle che sono le bellezze del nostro territorio, che molto spesso vengono, ecco, prima sentivo parlare che viene fuori il brutto. Viene fuori il brutto perché a volte non abbiamo il coraggio, parlo da giovane, ecco, non abbiamo il coraggio di dire la verità e di mettere in evidenza quello che è il nostro patrimonio. Ecco, noi siamo stati a Pentedattilo, Montebello, abbiamo visitato, un esempio, la Grotta della Lamia. Siamo andati all'interno, abbiamo visto una composizione geologica particolare, cioè si trova in montagna ma è come se fossimo in marina, quindi vale la valorizzazione, il lato turistico, ma così come Gallicenò, ecco, io sono rimasta estasiata da Gallicenò, che è l'acropoli della Magna Grecia, e quello che più mi ha colpito è proprio l'accoglienza delle persone. Infatti abbiamo avuto modo di parlare con i grecanici, con i padri, che io li ringrazio, ritornerò sicuramente a rivisitarla nuovamente. È proprio questo, la voglia di stare insieme, e soprattutto un altro obiettivo del nostro programma, che comunque prevede una seconda stagione, è quello di far parlare le persone. Quindi abbiamo avuto modo di intervistare i maggiori personaggi della cultura greco-calabra, da Salvino Nucera. Siamo stati a Corio di Rogudi, ma abbiamo visitato proprio il borgo di Rogudi, completamente abbandonato, però intriso di storia e di tradizione. E da lì sentivo parlare anche prima di Bova, delle Persefone. Noi nel mese di aprile siamo stati presenti alla processione delle Persefoni, e il sindaco Santo Casile ha precisato che non si chiama le Persefoni ma bensì le papazze, e lì nasce anche una, ci sono tante polemiche, tante storie, tante tradizioni a livello etnografico, antropologico, che hanno connotato questa tradizione. Siamo stati presenti durante il laboratorio delle papazze di Bova, e quello che ha colpito è anche l'unione di tanti volontari che iniziavano alle 20 di sera e finivano anche
intorno all'una alle due, vedevi questi anche i bambini che intrecciavano i fili di tra i fili l'olivo con fiori, frutti, con una dedizione, un'attenzione che è veramente singolare. Quindi manifestazioni come queste, come il Gerkanic Art Festival, servono per tramandare quello che è la cultura nel nostro territorio, che è intriso di storia, e siamo nella Chiesa dei Tridetti, e sicuramente questo luogo vale anche come trampolino di lancio, che non sia soltanto un evento singolo perché fa moda presentare all'interno della Chiesa dei Tridetti, ma è molto importante che venga valorizzato. Ecco, quello è un altro aspetto, e poi concludo, che secondo me da profana, da semplice osservatrice, è che comunque le istituzioni incominciano ad alzarsi le maniche e incominciano a lavorare seriamente e a mettere in luce quelli che sono i nostri beni, no? Le nostre bellezze, la nostra storia, perché molto spesso si parla, si mette in evidenza tutto, ma poi non si fa nulla. Quindi è bene che alle parole seguino i fatti, e che comunque da abitante dell'area Gerkanica che venga valorizzata seriamente, no da eventi singoli, e poi non si parla più. Ok, grazie a tutti. Grazie Francesca. Francesca, la ritroveremo poi il 18 al Borgo nel tour artistico. Adesso facciamo un intervallo, diciamo, proprio artistico, con il poeta Lucisano, accompagnato alla chitarra da Alessandro Santa Caterina. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Zitto bestiano. Mucciato in tuo scuro, canni rupara. Come facci vergogna, colorate. Strade compogliate, ghianda amara, vini che sono i fogni ambeverati. Tante botte che non si possono contare. I disgrazi che non si possono dire, non si contano i giri in tall'artare, tanta gente che si vitte morire. Parenchisti vinciostro, libri neri, colorastevi lutto case sani, inchistevo famiglie dispiaciri, roccolastevo gente come cane. Sa polvere diventa polverata, e i canni non fanno più rumori, so giumbo diventa cioccolata, a vita andava forse più sapori. Sapori poco pane, d'olive, belle cose si possono contare, penne d'oro, per cui non sape scrivere, e core nuove, per cui non sape amare. Pigliante le mani, ne giunta di terra. Odore la sente che sciarlo face, è terra vera, è terra di serra, è terra coparti, cuvoli staci, forse è sediate mille patroni, di male che chiamano cristiani, de politici, le stofante, latroni che due popoli non ci cacciano pane, che sta terra è impastata con sangue, è impastata con lacrime e sudore, proprio per questo diventa fango, per scarpe di gente senza onore, che sta terra è bagnata dal mare, è illuminata di stille e di sole, che sta terra che si pote mangiare vuole uomini, non vuole colori. I colori incendo dao signori, però i pennelli si robare i ladri, che non sono famosi pappottori, l'ordinati là e fanno brutti quattro. Questa ve la leggo perché è recente e perché la memoria ormai mi inganna. A onde sta menando, terra mia? E se si barca, custace ramando? A onde non ci le punta la poesia? Ma dimmi, cute stagi ci stimando? A onde sta menando, terra madre? Tu fai strazio di tuo carne santo, con l'orda, cielo, mare, le tue strade, e cute spoglia come un brigante. Miscita la tua gente come crivo,
e fammi vola tutte le scarfoglie, fammi pamme te canto, pamme scrivo, di lato gente che non face imbrogli. Iarsete finalmente, una mattina, cu soli che conosci solo tu, iarsa sa croce che nda su pa schina, o santa terra, mostra tua virtù, e dinci che di tongaggi terra amata, crescono bergamotti e gersomini, dinci che solo qua, ogni nottata, spuntano stigli come lampadini. Spieghinci a cui ti vuole impaticare, che se l'unico posto per fortuna, che su palundi, il più bello mare, ballano come ziti, soli e loro. Ora vi parlo di un miracolo, io sono nato staite e credo sono staietano. Ora vi parlo di un miracolo che è a Brancaleone. E così chiudiamo con una risata che è meglio, perché se no qua poi lacrime di imbevimo. A Fonte dei Miracoli, che non è altro, lo capirete poi persone di rango e di letteratura e di ricerca capirete che stiamo scherzando, ma comunque a Fonte dei Miracoli, nel caso nostro, Brancaleone è studio puratore. Se vuoi fare che terra falla, se no fatti torre. Allora, senza mi viettate in te montagni, bevita l'acqua d'ore puratori, dopo un piattuchino di lasagne si digerisce senza crepacore. Mamma che da mare d'acqua sopraffina, sgurga da fonte chiara come mai, un commissario San Bippe stamattina e ancora cacacordi, pare mai. Fontana eterna, chiara, cristallina, che ormai è famosa in tutto il mondo, bevuta bella fresca che a mattina, dopo due grutti fanno il giro tondo. Tanta gente ormai si convinciru, vanno in gita che a macchina in noleggio, dopo un bevuto e dopo un respiro, dici che nesci come trono, non scurreggio. Una nuova fonte d'acqua cristallina, che sgorga chiaro da un depuratore, scoprirò giusto giusto, stamattina dici che faci bene per lo cuore, e faci buono pure per le reni, resuscita le gente da barella, arrivano con le macchine, che i treni, altro che fiuggi, che mangiatorella. Domani, dopo chiacchiere e bordelle, dopo che l'uomo mise mille ostacoli, l'acqua che scende chiara di ruscelli si può usare pure per miracoli. E un medico che sta sempre attento per vesciche che spuntano a milioni, pure per un corrente bronzamento, consiglia mi se beve due bidoni. Ma se quest'acqua scende tanto chiara, dicitemi una cosa, porca vacca, se non è depuratore né sciumara, tuo mare cuzzicao tutta da cacca. Speriamo si chiarisce questo dilemma e o mare mi si inchi di canotti, certo veloce, certo senza flemma. Voi vidi che giove merda e notti. Grazie a tutti. Scusate, ma io ho dovuto... Grazie a Bruno. Grazie. Sì, state attento al curatore, sì, arrivederci a tutti, buona serata. Scusate l'intrusione. Allora, prima del nuovo intervento del professor Giuseppe Avena, ci segnalano di spostare una Lancia Y superiormente che sta ingorgando la stradina. Allora, il professor Giuseppe Avena è un ricercatore universitario e professore aggregato presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Messina, docente di metodi statistici per la valutazione dei servizi e di statistica sociale, inserito nell'albo dei revisori del MIUR ai fini della valutazione dei progetti di ricerca relativi ai programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale. È delegato regionale per la Sicilia della Società Italiana di Scienze del Turismo e direttore della collana scientifica SED, studi quantitativi nelle scienze umane e naturali, per la casa editrice Aracne. È componente del comitato di redazione della rivista Humanites, che tratta di storia, geografia, sociologia e antropologia. Il suo campo di interesse predominante riguarda la metodologia di indagine con analisi statistica nel campo sociale e turistico. Il suo intervento adesso ci parla di promozione e marketing del territorio e il turismo rurale. Grazie per essere stato... Vabbè, quello è super... per essere stato invitato in questa splendida location che io ho sempre visitato di corsa, ma non sono mai riuscito a gustarla come la sto gustando questa sera. E ringrazio l'organizzazione, ringrazio il comune di Staiti, spero di non dimenticare nessuno, perché solitamente in questi ringraziamenti qualcuno si dimentica. E allora io oggi, stasera cercherò, ho poco tempo,
e questo è uno stimolo ulteriore che ho avuto, perché tutti coloro che mi hanno preceduto, io sono un po' dissonante rispetto a tutti gli altri interventi, ma il mio intervento non è del tutto dissonante, perché dovrebbe essere quello che deve riuscire a mettere a sistema, non io, diciamo tutta la promozione, il marketing del turismo, come dice il mio, a sistema tutto quello che riguarda il territorio, le bellezze architettoniche, ambientali, culturali e quant'altro. Perché se no c'è il rischio che tutto rimanga all'interno del territorio e non venga promosso all'esterno, all'esterno, e soprattutto allargare, questa è la mia visione, pur essendo componente della SISTUR, di promuovere il territorio al di là dei confini nazionali, ma in un'ottica di mercato estero, di mercato internazionale. Perché effettivamente, come vedremo velocemente, non potrò fare molto di questo, più di questo, la prima cosa che si deve mettere in evidenza nel momento in cui noi vogliamo, ho scritto turista, ma io non amo questo termine turista, io amo più il termine viaggiatore, visitatore, perché è quello che effettivamente è interessato direttamente al territorio. Comunque l'identikit del nuovo turista, chiamiamolo genericamente così, è cambiato totalmente rispetto al turismo di massa. Il turismo di massa che cosa porta? Porta soltanto danni di carattere ambientale all'interno del territorio, perché nei momenti di picco in cui c'è il flusso maggiore di turismo, che cosa succede? Succede che portano dei danni ambientali al territorio, e quindi misurandoli statisticamente, ma ve lo evito perché la statistica è noiosa, con gli indicatori di pressione antropica sul territorio portano degli impatti ambientali devastanti, perché ci sono degli sprechi di carattere energetico, ambientale, delle acque e così via, e allora bisogna sistematizzare pure il flusso turistico e puntare su quello che è il profilo, l'identikit del nuovo turista. Velocemente, non vado a dettagliarli tutti, ma su ognuna di quelle che sono le caratteristiche del nuovo turista avrei dovuto specificare. Comunque bisogna porre l'attenzione sull'esperienza, sull'indipendenza, sulle flessibilità, sui valori che portano questo visitatore all'interno di un determinato territorio. Ovviamente io non vado nel particolare di questa bellissima zona, ma io sto facendo un discorso generale che però potrebbe essere recepito da chi? O qua vicino il sindaco, o tutti i sindaci che dovrebbero gravitare intorno a quest'area, dovrebbero lavorare a sistema, e già c'è un qualcosa che li identifica, perché l'importante quando si vende, scusatemi il termine, si vende un brand, si vende un marchio, si deve identificare a livello di questo territorio un qualcosa, ed è l'area greganica, che potrebbe essere altamente spendibile soprattutto di fuori dell'Italia, ma soprattutto verso i mercati internazionali e i mercati esteri. Quindi valori, stili di vita, mi soffermo su quello che è maggiormente importante: le caratteristiche demografiche. Sono cambiate a causa, come vedete lì, dell'invecchiamento della popolazione, ovviamente l'identikit del turista, e perché sono cambiate non soltanto con l'allungamento della vita media, ma anche pure è cambiata la struttura familiare. Non ci sono più le famiglie tradizionali, ma ci sono le coppie in unione di fatto, o molte situazioni di identikit turistici dei single, e purtroppo, non solo qui da voi, c'è poco quando uno fa una visita come single. C'è, nell'ambito dell'accoglienza alberghiera o extra alberghiera, ci sono dei limiti, perché non vengono considerati questi nuovi profili, le nuove coppie, capite quali sono, ormai siamo aperti ovviamente a quelle che non sono le coppie tradizionali, ma le coppie che sono tanto discusse, non entriamo nel... e soprattutto un ruolo fondamentale è quello delle donne, perché aumentano sempre più il numero delle donne, sia come singolo o come coppia, che viaggiano verso un territorio. Quindi è cambiato totalmente il panorama di quello che è il nuovo turista, il profilo. Scusate, vado veloce, queste ve le salto, avevo preparato una cosa caruccia, ma il tempo è quello che è.
Quindi bisogna fare un passaggio di concettuale da quella che è la vacanza di massa a quella che è la vacanza a tema, e la vacanza a tema lo creano soltanto questi territori, perché si è parlato di borghi e io parlo di turismo rurale e di natura, perché il turismo rurale e di natura congloba tutta l'attività che riguarda sia la valorizzazione del territorio, ma soprattutto la valorizzazione di borghi molto belli come questo della chiesa di Santa Maria dei Tridetti. E qui ovviamente avevo messo le vacanze a tema da quella che solitamente sono le destinazioni classiche, che sono queste di mare. Solitamente il territorio calabrese, che cosa si pensa? Turismo balneare. Non è vero niente, c'è tant'altro, ma lo stesso vale per il territorio siciliano. Io l'anno scorso sono stato alla prima convention internazionale del turismo religioso a San Giovanni Rotondo. Il sindaco era un sindaco illuminatissimo, ha preso tutti i sindaci del Gargano e gli ha detto: qua dobbiamo i pugliesi sono simpatici, qua ci dobbiamo muovere, perché stava vedendo che c'era un calo netto su quello che era il turismo religioso indirizzato verso San Giovanni Rotondo. Allora che cosa ha fatto? Ha fatto questa convention invitando tutti i più importanti tour operator mondiali. Io avevo una tour operator australiana. Quando ho parlato di Calabria, in Australia non sanno che esiste la Calabria. E questo vi dovrebbe fare pensare a tutti, sia alle amministrazioni, sia agli operatori turistici della filiera, perché non avete visibilità verso il mercato internazionale. Non è che la Sicilia vada meglio, però sono le solite location, che sono Taormina, Palermo, Cefalù e quant'altro. Quindi è importante cambiare soprattutto l'immagine che si vuole dare all'interno di un determinato territorio. Vado velocissimo, ovviamente globalizzazione, ma vado questo tipo di turismo rurale, montano, che è lo che deve offrire, e soprattutto è offrire esperienza e unicità. Questa è l'attrattività che si deve dare. Perché voi non vi dovete spendere su un... Allora lì ce ne andiamo sulla Riviera Romagnola, se vogliamo fare un certo tipo di turismo. Qui voi dovete puntare maggiormente appunto su questo qua. Esperienza che nasce da tutte quelle cose che voi dite, attraverso la bravura del professore Stangis, che è un bravissimo storytelling sostanzialmente, che riuscirebbe veramente a incuriosire, interessare grosse mani. Se poi le parli in inglese non ci sono problemi, le facciamo venire, ci possiamo parlare pure del tuo, questo qui. E quindi l'esperienza di chi conosce il territorio deve essere trasmessa, ma deve essere trasmessa come un qualcosa che è di unico, che non vanno a riconoscere all'interno di un altro territorio. Quindi questo è l'obiettivo che si dà. Questo vado veloce, non è il know-how, i trend le facciamo. Tutto questo, qual è il punto che io voglio arrivare a dirvi, è che si deve costruire una rete. Se non si lavora a rete su tutte quelle che sono le componenti all'interno del territorio, non si va da nessuna parte. Questo, dal punto di vista del marketing, ci consente di avere una maggiore penetrazione sostanzialmente sul mercato. Non trovo più il puntatore, proprio perché fare sistema ci consente di... è brutto il termine, vendere meglio il prodotto, no, perché solitamente quando si parla di marketing dice sempre vendere, però il concetto è quello, ma vendere la bellezza, non è che stiamo vendendo qualcosa di brutto, proprio a fine. Però ecco, l'agricoltura ha un ruolo fondamentale, perché deve conservare e produrre, ecco perché io chiamo turismo rurale e naturale, creare questo marchio unico e inimitabile. Ovviamente ormai la regione siciliana, io non so cosa ha fatto la regione Calabria, sta facendo tutta una serie di iniziative sul turismo verde all'interno del territorio. Non so, penso che conosco poco di quello che si fa all'interno della regione Calabria, si chiama Progetto 5 Colori, e sostanzialmente proprio per dare un'identità del territorio siciliano e parimenti pure quello calabrese, che non è soltanto turismo balneare, ma il turismo naturalistico che sta all'interno del territorio, con tutte quelle attività di cui il territorio calabrese è ricco, e lo scopro ogni volta che vengo qua, è molto ricco sia dal punto di vista naturalistico, di trekking, di percorsi, di itinerari che effettivamente sono impareggiabili e sconosciuti sostanzialmente più.
Un altro aspetto velocemente che vi dico, insieme a questo però, per tutelare il patrimonio che avete, che si ha all'interno del territorio, si deve dare molta attenzione a quello, all'aspetto della sostenibilità ambientale. Non possiamo rovinare il territorio perché è finalizzato all'attrattività da parte del visitatore e del viaggiatore. Come svilupparlo, entrano in ambito tanti aspetti, se no dovrei specificare l'aspetto economico, ovviamente un miglioramento, una redditività sul territorio e quindi creare occupazione all'interno del territorio, un aspetto di protezione parimenti ambientale per garantire e tutelare l'ambiente stesso, conservare ma soprattutto ulteriormente valorizzare quelle che sono le culture e le tradizioni locali, e tutto questo perché il visitatore medio-alto, il profilo del visitatore medio-alto vuole andare un territorio dove c'è un'ottima qualità della vita. Però se ci presentiamo, mi sento facente parte del governo, ci presentiamo così. Se viene un visitatore, un turista, chiamiamolo così, che vede alcune negatività, criticità del territorio, sporcizia, immondizia, ovviamente questo non deve venire bene. Quindi benissimo, valorizziamo la bellezza, ma curiamo pure dal punto di vista ambientale il territorio, perché è ovviamente, che cos'è? È una carta di presentazione, la pulizia dell'ambiente è fondamentale per chi sostanzialmente viene. Vado allo slow tourism, il turismo lento è fondamentale, ne avevo messo un sacco. Qual è la cosa importante? Chi sono i componenti che interagiscono all'interno di questo sistema che deve essere me? Tutti sono facenti parte. Io non sopporto quando ci sono gli abitanti di una che si lamentano soltanto fino a se stessi e non danno supporto al sindaco in questo momento qui che è presente, ma che sono in generale quello che si occupa dell'amministrazione all'interno del territorio. Quindi non c'è una correlazione soltanto, ma è una relazione di tipo bivariato, dove sostanzialmente entrano in gioco sia la comunità residente, sia gli operatori turistici, sia l'ambiente, sia gli ospiti. Vado velocemente, tutte le strategie di marketing ve li tralascio, tutto al più se volete vi lascio queste slide per avere qualcosa, avete branding, trade, tutte quelle varie procedure per acquisire le informazioni, ma concludo e non vado oltre, poi c'era qualche altra slide, su quelli che sono i profili turisti rurali o di natura, o comunque quei turisti che sono medio-alto. Ovviamente ho fatto un distinguo, da un lato qui ho messo il turista esperienziale, dall'altro il turista sociale, è una distinzione fondamentale per chi si occupa dell'attrattività all'interno del territorio. Chi è il turista esperienziale? È colui che ha un'età media tra i 30, è un range tra i 30 e i 40 anni e ama fare attività in generale. Mentre quello sociale è un più tranquillo, infatti già la fascia d'età aumenta, 40-50 anni, e ama stare con i suoi, famiglia di fatto, coppia e così via. Qui ho messo per il turista esperienziale, lo fa almeno una volta l'anno, il 54% lo fa in coppia, scusate piccole statistiche ma così concludo per avere un senso delle cose. Il 25% cercano relax e disconnessione, che significa? Cioè allontanarsi totalmente da quello che è la routine di ogni giorno e della realtà. Il turista sociale invece è un qualcosa che viene fatto con una cadenza più di frequenza maggiore, 2-3 volte all'anno. Il 57% lo fa in famiglia, il 42% come vedete con gli amici. E questo 54% del turista sociale cerca di stare con amici e familiari. Dove sta la differenza? Che quello esperienziale consultano, e questo può essere un'informazione di chi si occupa come voi, di più i portali e valorizzano le foto che vedono, e fonti di informazioni appunto sono per il 74% la fonte da cui prendono informazioni e sono i portali specializzati. Per quanto riguarda invece il turismo, il turista sociale, prenotano di più per telefono, quindi già cambia
il profilo di questo tipo di turista e condividano meno le opinioni con la rete sociale. Quindi è un già, ecco perché ho fatto questo distinguo, perché dovete cercare di riuscire a comprendere i due tipi di profili, e le fonti di informazioni anche sono per loro con una percentuale più alta i portali specializzati. Quello che è emerso, io ovviamente, come ha letto nel mio profilo, mi occupo di indagini, che direttamente indagini ad hoc per conoscere quelle che sono non è customer satisfaction ma customer care, cioè, e quella è una misurazione per vedere la cura del cliente, cioè il nostro cliente, il turista, il visitatore deve essere curato come un malato quasi. Quindi gli elementi più valorizzati del sistema e relativamente alla sistemazione ricettiva, che cosa stanno molto attenti? Questi sono importanti per quelli che offrono la ricettività alberghiera: pulizia al primo posto, comfort al secondo e paesaggio al terzo posto. Per quanto riguarda l'anticipo di prenotazione, uno 16-30 giorni prima, l'altro più di 30 giorni. I fattori più influenti che vanno a prenotare all'interno di quel territorio sono: il primo, vanno perché vogliono avere come obiettivo primario il relax, il 50%, poi la ristorazione, qui avrei aperto un altro argomento sul turismo enogastronomico, ma che è fondamentale, anzi vi invito, non faccio pubblicità, il 26 settembre all'Università di Messina, all'Aula Magna dell'Università, qua c'è qualche studente, all'Aula Magna dell'Università di Messina, forse lui lo sa già, perché viene la professoressa Roberta Garibaldi, cognome storico, dell'Università di Bergamo, che ci presenterà, e vi invito tutti, il primo rapporto sul turismo enogastronomico in Italia. Al Sud, per la prima volta, lo presenta in Sicilia all'Università di Messina. Grazie. Grazie. Grazie al professor Arena. Mi segnalano ancora di spostare una Lancia Y bianca sulla stradina, e dopo l'intervento del professore allora passiamo la voce alla parte istituzionale, quindi per vedere appunto dalla parte logistica e gestionale di un comune, quindi nella figura del sindaco, come poter valorizzare il territorio e come poter apprendere queste strategie di poter rilanciare tutto il territorio della nostra area grecanica. Quindi la parola al sindaco Giovanna Pellicano, che ci ha ospitato quest'anno. Grazie. Grazie a voi. Diciamo che questo mio intervento in questo momento è proprio calzante, nel senso che dopo l'analisi fatta dal professore noi possiamo obiettivamente fare una traslazione, cioè passare da ciò che è stato detto e che trova la propria spiegazione negli studi e nell'indagine statistica, a quello che effettivamente noi possiamo fare sul territorio. Allora, partendo appunto dal nostro territorio, quando io penso a Staiti, fino a 10 anni fa noi avevamo solamente Santa Maria di Tridetti. Santa Maria di Tridetti che non è, noi diciamo solo, che non è poco, perché effettivamente abbiamo una testimonianza e un monumento, una struttura architettonica che ci contraddistingue. Però negli anni passati questa idea dell'identità col proprio territorio effettivamente non era supportato dalle attività amministrative, perché tutto doveva seguire quel fiume, cioè il turismo di massa. In realtà quei borghi dove effettivamente hanno captato in maniera quasi diciamo quasi di previsione, di previsione, sono stati dei visionari, dei bravi statisti, hanno fatto delle proiezioni, ecco, questi borghi oggi hanno una realtà che gli permette di poter sfruttare il proprio territorio. Staiti, io lo voglio vedere così in questo momento, si sta affacciando a diventare qualcosa di diverso, siamo in una fase di evoluzione e come in tutte le fasi in cui ci sono dei cambiamenti devono essere fatti degli assestamenti, quindi ci sono le cosiddette sbavature, delle imperfezioni che sono tipiche del sistema e di ciò che è l'attività anche dell'amministratore. Quello che contraddistingue l'amministratore che è attento al territorio è anche quello di andare a creare delle altre attività connesse a quello che già esiste. Infatti, quando noi oggi parliamo di Staiti, non abbiamo più
Santa Maria di Tridetti solo ed esclusivamente. Abbiamo anche delle altre realtà all'interno del borgo. Qualche giorno fa noi abbiamo inaugurato il Sentiero delle Chiese Bizantine. Ed è il Sentiero delle Chiese Bizantine, oltre ad essere una grandissima opera per quanto riguarda anche il lavoro svolto dagli scultori Violi, dall'associazione Lyrics, chi era nel territorio e grazie alle proprie capacità è riuscito a coadiuvare con la propria attività pratica. Faccio l'esempio dei muratori che hanno messo in posa le opere realizzate dagli scultori Violi. Questo ha permesso, ha proiettato Staiti come una cartina, Staiti oggi è come fosse la cartina geografica della Calabria. Visitando il Sentiero delle Chiese Bizantine noi possiamo vedere ciò che è collegato alla Santa Maria dei Tridetti, ma che si trova su tutto il territorio calabrese. Ovviamente queste sono delle attività amministrative che portano il proprio frutto sempre nel tempo. Un'altra realtà del nostro comune è il Museo dei Santi Italo-Greci, e torniamo sempre là, cioè partiamo da una nostra realtà che era già esistente, ci è stata regalata fondamentalmente come amministratori, e pian piano ci siamo evoluti. Ora siamo nella fase in cui dobbiamo cominciare a fare rete, come diceva il professore. La rete come viene fatta? Con la promozione, e anche in questo senso alle volte la promozione, un'amministrazione può commettere degli errori, delle gaffe, però ciò che conta è alle volte anche fare in maniera tale da dare alla popolazione residente anche la percezione che non c'è immobilismo, perché laddove l'amministrazione è immobile la percezione che ha la comunità è quella di non avere alcuna speranza, quindi di conseguenza ciò che potrebbe fare a livello di investimenti non verrebbe fatto. Partiamo quindi da un buon patrimonio artistico. Questo patrimonio artistico deve essere sfruttato. Noi abbiamo iniziato il nostro percorso un anno fa e abbiamo incominciato con dei piccoli interventi. Non a caso noi abbiamo da poco è possibile scaricare un'app dove effettivamente il visitatore a Staiti, scaricando l'app, ha una guida virtuale, però c'è una guida, anche perché noi dobbiamo partire dal presupposto che una realtà economica come quella di Staiti, dove la popolazione è fatta di 250 abitanti, alle volte le risorse umane sono talmente poche da poter utilizzare che determinati processi che in altri posti sarebbero quasi naturali, a Staiti diventano quasi impossibili, perché comunque i numeri sono ridotti. E vi voglio lasciare con questa immagine perché secondo me è molto bella ed dà proprio l'idea di ciò che della speranza fondamentalmente. Noi stamattina ci siamo recati qui a Santa Maria di Tridetti, siamo arrivati con un gruppo di volontari, con i ragazzi del servizio civile, noi stessi amministratori eravamo qua presenti, armati di scopa, di decespugliatore, e abbiamo dato una pulita. Eravamo pochi, ovviamente non parliamo di grandi numeri, però la partecipazione era tanta, perché comunque laddove noi ci relazioniamo ad un numero molto basso, avere poi 10 persone che lavorano su quel progetto vuol dire che c'è tanta partecipazione e che quindi c'è tanto amore verso quella particolare attività. E in questo frangente, mentre noi eravamo qua, sono arrivati due turisti. Questi due turisti secondo me hanno avuto una buona impressione della realtà di questo luogo, perché effettivamente hanno visto un lavoro. Sì, stavamo tagliando l'erba, era ancora sporco, però non c'era immobilismo. E questo è l'immobilismo che paralizza poi la nostra Calabria fondamentalmente, perché, come diceva il professore, alle volte è più facile lamentarsi piuttosto che fare qualcosa, perché la lamentela è una cosa molto, molto, molto facile da fare. Basta notare anche semplicemente le imperfezioni. Laddove c'è qualcuno che sta facendo qualcosa, noi andiamo ad individuare il difetto, cioè manca questo, magari il computer non funziona bene, allora tutto può essere distrutto in un attimo. Però
la nostra realtà deve appunto crescere, e appunto dico l'intervento del professore per noi è fondamentale, perché ci proietta verso il futuro, cioè partendo da quei dati noi possiamo effettivamente traslarli alla nostra realtà e quindi sostanzialmente investire in questo modo nel nostro territorio. Se noi investiamo, se noi diamo l'impressione, non diamo, noi facciamo, poi ovviamente facciamo per quanto è possibile, la popolazione, non vedendo immobilismo, forse ad un certo punto preferisce, lascia la sedia della lamentela e dice: ma forse se faccio qualcosa anch'io ho un ritorno economico. E quindi cosa possiamo fare? Ovviamente si può fare molto altro. Noi abbiamo in campo un bando, la Regione Calabria in qualche modo ha investito sui borghi, infatti c'è un bando sui borghi, bando che è rivolto sia alle amministrazioni ma anche ai singoli privati, perché ovviamente un'amministrazione può valorizzare un brano di borgo, però accanto a questo brano ci devono essere delle attività, e le attività che vengono in qualche modo finanziate dal bando collegato dalla Regione Calabria è quello relativo alla possibilità di creare dei posti letto, perché ovviamente il turista nel momento in cui viene a Staiti ha la necessità anche di fermarsi, perché di fermarsi a pernottare, ma anche di pranzare, cioè sono tutte attività che nel momento in cui si lavora veramente in sinergia, facendo rete, daranno i loro frutti. Certo, non nell'immediato, perché partiamo sempre da una fase di investimento che comporta poi magari una fase in perdita iniziale, ma che poi darà i suoi frutti, ma io non dico nel lungo periodo, anche nel breve periodo, però li darà. Bisogna avere semplicemente un po' di ottimismo e di incominciare a lavorare seriamente, cercando appunto di valorizzare i nostri borghi e di valorizzare soprattutto quel tipo di turismo che è sostenibile dalle nostre zone. Noi non possiamo puntare al turismo di massa, noi dobbiamo puntare ad un turismo di nicchia. Il single che viene a Staiti ha effettivamente delle attività, può svolgere delle attività, e perché le attività ci sono già è l'ambiente stesso che le offre, e da questo punto di vista noi come amministrazione stiamo cercando appunto di fare questo, cioè di fare questo salto di qualità che ovviamente non possiamo fare nello spazio di un anno, ma magari alla fine dei 5 anni dell'amministrazione potremo vedere dei risultati, o se non verremo rieletti chi ci seguirà comunque i risultati li avrà, perché sono appunto dei risultati al medio breve termine, cioè questa è la mia opinione. Io vi lascio perché ho parlato pure tanto forse. Grazie al sindaco Giovanna Pellicanò.